Conte prima ha detto temo si arriva alla sospensione. Teme di essere sospeso? No, non ho detto temo, ho detto ma io sono un precario della politica da sempre e in questo trovo anche una continua rigenerazione. Quindi vabbè, c'è il ricorso al giudice ordinario. Ci sono tante cose che si faranno, io arriverò alla fine del mio mandato e se avrò intatte le motivazioni di oggi mi ricandiderò. Quindi mi ricandiderò. De Luca lo incontrerà quando? Lo incontrerò nei prossimi giorni, in settimana. Parlerete naturalmente di legge Severini? No, di legge Severini sicuramente no. Parleremo di come collaborare dal punto di vista istituzionale, perché il sindaco di Napoli e il presidente della regione Campania devono collaborare e io mi auguro che riusciamo anche a collaborare bene, quindi non solo come dovere ma anche in sintonia. Si parla come vice di Pasquino, sa? Ma leggo, si fanno vari nomi, l'ultima agenzia che leggevo prima di imbarcarmi stanotte si parlava di Pasquino, si parlava di Barca. Pasquino è stato uno straordinario presidente del Consiglio Comunale, io mi auguro che fino alla fine del mandato continui a essere presidente del Consiglio Comunale, perché Pasquino è stato determinante, decisivo e straordinario in questa consiliatura e io sono stato il primo che l'ha voluto e quindi mi auguro che il mio mandato termini col mandato di Pasquino come presidente del Consiglio Comunale. A quando il prossimo rimpasto in giunta? È a breve, i prossimi giorni, sicuramente entro la fine della primavera, entro il mese di giugno. Il nome c'è da già in testa? C'ho un nome, però devo non è sicuro. E quindi non ci dice niente, giusto? Giustamente.